Amici di Juventus TV, buongiorno e benvenuti al JTC di Vinovo, al campo Ale Ricchi per Juventus Under 19 Lecce. Fischietto in bocca per l'arbitro, si parte, inizia Juventus Lecce Under 19. Savio sbaglia qua il tocco, occhio a Burnete, innescato da Volturar. Burnete calcia, Radu si distende bene e manda il calcio d'angolo. Primo squillo dei salentini al minuto 14. Arriva il traversone in mezzo, colpo di testa, di nuovo strepitoso Radu, bravissimo ad arrivarci su questa incornata di Pacia. Scambio Esposito, poi il sinistro, Radu ancora una volta spinge il pallone in calcio d'angolo. Volturar dalla bandierina batte il capitano del Lecce, Radu ha una mano di nuovo. Volturar, pochi passi, destro, sopra la barriera, Radu. Punizione abbastanza centrale ma potente, Radu bravo a smanacciare lateralmente per non rischiare il tap-in. In panchina c'è Michele Scienza, sempre utilizzato nelle ultime partite dalla panchina, sempre fatto bene. Recupera qua Savio, calcia in porta, la parata di Borbei, poi Florea raccoglie, entra in area, Florea, Ripani, sinistro! E palla che finisce in corner dopo il muro di un difensore del Lecce che si è fatto anche male. Prima vera occasione da gol per la Juve, minuto 36. Bassino. Ripani. Rischia, perde un bruttissimo pallone, Mekianet dentro. Arriva al destro e palla fuori, errore clamoroso. Juventus che può ripartire in fretta, vuole farlo con l'inserimento interno di Pagnucco, accompagna a sinistra l'azione, la Juventus che si presenta in area fino in fondo, palla sull'esterno della rete, occasionissima per la Juve. La partenza va Volturar, Radu strepitoso, palla che rimane lì ancora davanti al portiere, Radu due volte, miracoloso Radu, sempre protagonista, sempre decisivo. Recupera subito la Juve sul rinvio, calcio di rigore, sono passati nemmeno 10 secondi, sciocchezza di Addo che invece di colpire il pallone prende le gambe di un giocatore bianconero. Pagnucco contro Borbei, fischia l'arbitro, Pagnucco spiazza così Borbei, 1-0 Juventus, il gol del capitano Filippo Pagnucco, 1-0. Rivediamo, apre il piattone, non può nulla Borbei che si era già mosso, ormai è diventato rigorista della squadra Pagnucco. Florea può puntare, Florea zona tiro, dribbling ancora Florea, invitante 1-2 con Crapisto, Florea! Palla larga di pochissimo, ma che azione della Juve, stupenda, tutta veloce, tutta nello stretto. Florea la rivuole Pagnucco, Florea lo serve ora, Pagnucco di prima mette un cross sul secondo palo, colpo di testa di Pugno che ha provato ad avvitarsi, era difficile dare l'angolo. Prova a resistere la Juve nel finale, ancora palla in area, rinvia Ripani, altro cross in mezzo. Florea prova a chiudere, rovesciata e palla sul fondo, ultima chance per il Lecce, finisce così, la Juve batte la squadra campione d'Italia in carica, piega il Lecce 1-0, decisivo il rigore di Pagnucco al 46esimo.